una tappa, quella di Ciro Marina, che ha mantenuto quelle che erano le aspettative, quello che erano i programmi di pre-tappa, ottima dal punto di vista organizzativa, ottima per quelli che sono stati i contenuti tecnici, una tappa importante per quella che sarà poi la tappa finale, la classifica finale, per cui c'è da essere felicissimi per quello che Ciro Marina, l'amministrazione, la città, il dipartimento di bici ovviamente della Lega Nazionale Dilettanti hanno messo in campo ancora una volta col massimo della propria qualità. E quest'anno ovviamente si aggiunge la novità, che è una novità importante, questa presenza di Comen nella tappa di Ciro Marina per la prima volta, che ha fatto sì che il mondo della Lega Nazionale Dilettanti si unisse a quello sociale, a quello del servizio nei confronti dei propri associati, delle proprie associate in particolare, con questa tappa di prevenzione che credo che abbia dato il valore aggiunto per la città di Ciro Marina e per la Lega Nazionale Dilettanti, quindi c'è da essere felicissimi per quelli che per quello che si è riuscito a mettere in campo ancora una volta col marchio Beach Soccer e Lega Nazionale Dilettanti.